I paradossi della vita. Secondo me, io personalmente oggi ti ho messo il voto più alto, immagino che tu abbia fatto la migliore partita da quando sei a Catanzaro, però non è bastato. Avvicinati. No, miglior partita o no, è difficile commentare perché eravamo riusciti a passare in vantaggio, quindi era importante vincere, però con questo vento qua un tempo lo giochi e un tempo sei a soffrire, quindi o decidevi di soffrire il primo tempo o decidevi di soffrire il secondo, quindi... Abbiamo deciso di partire subito, infatti siamo partiti subito in vantaggio, però poi è successo quello che è successo, però questo non ci deve scoraggiare, ma ci deve dare ancora una volta forza, perché se ci crede in me il Fila Vibonese non vedo perché non ci dobbiamo credere noi, quindi io ci credo, c'è bisogno di tutti, perché se già i tifosi non ci credono, se già i giornalisti non ci credono, se già quello inizia a dire una cosa sbagliata, non se ne viene più fuori, perché siamo sempre più soli, in verità noi abbiamo bisogno di tutto e di tutti, quindi la verità è quella. Senti, non mi fraintendere, però te lo devo chiedere, ma questa solitudine non ve la siete anche un po' meritata voi? Ma sicuro, le colpe sono di tutti, in primis nostra. Io non mi piace dar colpe, colpa dei giornalisti, colpa del presidente, colpa del direttore. In primis è colpa mia, è colpa della squadra. E il resto però, la verità è che siamo soli. Per colpa nostra, è vero, è tutto quello che volete, però c'è bisogno di tutti quanti. La verità è questa. Vi siete calati nella consapevolezza che siete veramente del Sud, che siete un passo alla Serie D? Se non credono di essere in Serie D la Vibonese e il Melfi, perché ci dobbiamo pensare noi di essere in Serie D? Io non ci ho mai pensato e sinceramente non ci penso neanche, perché fino all'ultima giornata io ci credo e quindi vado avanti su questa strada. Giuseppe, oggi pensate, cioè comunque pensi che si potesse fare qualcosina in più a Pazzi, cioè se può insistere un po' troppo, per esempio non lanci lunghi, non cercare mai di giocare la palla a terra. Il problema è che quando cerchi di giocare e vieni pressato devi calciare la palla, quindi un tempo giochi e un tempo no, perché il vento, anche loro il primo tempo non hanno giocato, non sono mai usciti dalla metà campo, quindi sapevamo che decidendo un tempo avremmo giocato un tempo sì e un tempo no. Forse magari quando c'era anche la spinta del vento si sarebbe dovuto fare qualcosa. Quello senza dubbio, la verità è quella. Da compagno di squadra e da capitano, cosa credi della reazione di Icardi quando è uscito? Icardi ha sbagliato e pagherà le conseguenze.